Beh, la festa per Oscar Prudente continua, tanti sono i nomi e uno in particolare mi sta a cuore, quello di Laura Tosher, perché con te abbiamo già un percorso, un vissuto. Allora, intanto diciamo questo, la musica che unisce tutti è sempre un elemento che fortifica, ci piace ascoltare musica tutti insieme, tutti vicini. Vabbè, insomma, è ovvio che io debba dire di sì perché amo la musica e poi la musica è l'unico, è uno dei tanti linguaggi universali. Con la musica non c'è bisogno di parlare, non c'è bisogno di dire molte cose, due persone si possono incontrare, scegliere delle canzoni e si capiscono o non si capiscono. È vero, siamo d'accordo con te. Stasera ascolteremo tanti successi. Qual è la canzone a cui Laura Tosher è più legata? Magari legata anche ad un momento particolare della tua vita. Una canzone in generale, non necessariamente di quelle che ascolteremo stasera. Tanto parliamo di musica in generale. Ma lo sai che la domanda è tosta? No, la domanda è tosta perché sono tante, ovviamente quelle della mia epoca, quindi parliamo di Battisti, Dalla, che io adoro, che ho incontrato, mi ricordo, qualche secolo, l'altro secolo comunque, all'RCA per una porta, poi stavo con Pippo e andavo da Migliacci e dico, Franco, c'è uno bruttarello piccolo ma forte, ma gagliardo, quindi... Quindi tante sono, tante, tanti, non mi vengono, però insomma, quelli della mia epoca senz'altro, di questi ultimi me ne piacciono anche parecchi. Ecco, appunto, e qui vengo alla domanda e mettiamo il coltello nella piaga. Allora, che cosa ne pensi tu di questo proliferare di talent di cui la TV è ricca, io direi piena anche troppo? Sì, perché infatti adesso in televisione o si ammazzano, cucinano o cantano, il che va benissimo. Devo dire che questi ragazzi perché non dovrebbero avere queste occasioni con i talent? Io sinceramente non me la sento di buttargli la croce perché di ragazzi che vogliono fare gli artisti sono tantissimi, i posti le possibilità sono poche, quelli che fanno i talent sono già bravissimi, perché non dovrebbero avere un'occasione? Sinceramente sì, sono tanti, ma sono anche tanti tanti bravi e questa è una cosa che a me fa piacerissimo. Insomma, io faccio parte di questo mondo da tanto tempo, più o meno dentro, io poi sono una timida, sto spesso fuori, ma mi emoziono io quando sento e vedo dei grandi talenti, e questi sono dei talenti, se no tutte li vedi a girare tutte le varie case discografiche, boom boom, per piacere. E hai ragione Laura, infatti io questo volevo dire, quando hai cominciato tu e quando ho iniziato io, queste cose non c'erano. Non ci paragoniamo perché io posso essere tua madre, tua nonna. E... Non credo proprio. La sorella maggiore, casomai. Quando ho cominciato io... Era dura, però se eri brava passavi e non c'era questa... era un mestiere, era un lavoro, è un lavoro questo. Ecco, l'unica confusione che ci può essere è che molti ragazzi pensano che sia soltanto un'occasione per fare dei soldi, che è anche, però è un lavoro duro, serio e guarda caso nel tempo si perde anche chi non è serio, chi non è preciso, è un lavoro tosto, però io li vedo, insomma, questi che cantano sono già bravi, quindi hanno già studiato, già ci hanno sofferto, già ci hanno lasciato del sangue sopra, quindi è una o mille occasioni in più, perché no? Uno su mille ce la fa poi, no? Grazie, questa mi sembra una bellissima chiusura, soprattutto molto adatta alla serata che stiamo per vivere tutti insieme. Grazie cara. Sono felice di essere nato in un foglio di giornale.